laboras por la pazzo, la prosper, con respecto por naturo cae medio, giù ascune la ricciaggio in de la terra. Oh mondo, ed via restont le più venute la milito in la ponte, se destru fiero cae granda color, por ciu in azio. Zamenhof era un ebreo polacco nato a Białystok alla fine degli anni 50 dell'Ottocento, girando per la città da bambino, vedeva che i suoi concittadini, che erano composti da varie etnie, da vari gruppi linguistici, come la maggior parte erano ebrei, il 66% in quegli anni dei cittadini di Białystok era di religione ebraica, e poi vi erano i russi, poi vi erano tedeschi e ovviamente i polacchi. E questi gruppi etnici al mercato, in giro, non si capivano tra di loro parlando, e probabilmente diciamo avevano degli scontri proprio per questa incomprensione. Colpì molto il giovane Zamenhof, e il quale pensò che la cosa più semplice era trovare una lingua comune, semplice da imparare, eccetera, che potesse superare queste incomprensioni, queste difficoltà. E lui scrisse già da dodicenne un'opera teatrale, una tragedia, che era La Torre di Babele. I pennelli illustrano la figura di Ludovico Zamenhof, l'autore, l'iniziatore dell'Esperanto, colui che in 9 anni di lavoro pianificò, usando elementi presenti nelle maggiori lingue europee, prese questi elementi e li unì seguendo un criterio di regolarità, di razionalità, di logica. Tutti gli elementi dell'Esperanto sono presenti in parecchie lingue, quindi non c'è nulla di inventato. Lui pensò fin da piccolo che una lingua comune a tutti, oltre alla propria lingua, lui sempre difese il diritto di ciascuno alla propria lingua, ma anche la necessità di avere una lingua nota a tutti, che tutti potessero imparare, quindi una lingua molto facile, affinché la comunicazione permettesse la convivenza. E riuscì dopo 9 anni, quando lui ne aveva 28 di età, riuscì a pubblicare la sua prima grammatica, che firmò con lo pseudonimo Lingua Internazionale del Dottore Esperanto. Tolstoi fu uno dei primi che apprezzarono l'Esperanto. Lui dichiarò che dopo 2 ore di aver aperto l'opuscolo ricevuto da Zamenhof, dopo 2 ore era già in grado di leggere e di scrivere nella nuova lingua. Ebbene, Zamenhof dedicò l'intera sua vita, che fu breve perché morì a soli 48 anni di età, e dedicò l'intera sua vita alla diffusione della lingua e a tenere compatta la comunità esperantista, perché ci furono subito apprezzamenti ma anche proposte di modifiche contrastanti tra di loro. Lui cercò sempre di mediare tra queste diverse possibilità, vantando nessun diritto sulla lingua. Lui disse fin dall'inizio: io l'ho iniziata, sarete voi a svilupparla, ad arricchirla. E così è stato. Cum laboras for la pazzo, la prosper, cum respecto por naturo cae medio, giù ascune la ricciaggio in de la terra. Nel 1900, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ben il 10% della popolazione polacca era di religione ebraica. Questo è dovuto a motivi molto precisi, storici, perché nei secoli precedenti, cioè parlo di parecchi secoli precedenti, del 1200, eccetera, eccetera, la presenza ebraica divenne sempre più importante, perché in fondo gli ebrei
in Polonia erano ben accolti, quindi stando abbastanza, essendo ben accolti, man mano che venivano, avevano dei problemi in Russia, in Germania, in Francia, eccetera, cercavano un luogo dove fossero, dove potessero stare bene. Ecco perché arrivarono ad essere 3 milioni. E ovviamente questa presenza così secolare ha fatto sì che nella cultura polacca vi siano delle influenze culturali ebraiche, così come secondo me anche nella cultura ebraica di quegli ebrei polacchi vi erano delle influenze polacche, cioè vivendo insieme per così lungo tempo, per secoli e secoli, è evidente che vi è stata una combustione, eccetera. Ed è per questo che io continuo ancora tutt'oggi a cercare il raccordo, l'unione, la comprensione tra, ad esempio, a Torino, tra la comunità ebraica di Torino e la comunità polacca di Torino, che fortunatamente sono dirette da delle persone illuminate che mi hanno sempre aiutato e facilitato in questa mia idea di parlarsi, di non scontrarsi, di cercare dei punti di riferimento. Punto di riferimento è, storicamente, uno dei punti è stato Zamenhof. Con la tua mond milita tragedia.